Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chiacchiericcio. Dunque, come state? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi. Sì, lo so che mi trovate non solo truccata, ma con la vestaglia, ma qua in camera mia fa un freddo allucinante. Non so come dirvelo, quindi ho dovuto per forza di cose mettermi la vestaglia. Comunque, sono già le 5 minuti e niente. E io nel frattempo avevo voglia di fare un video così spartano, che criccio appunto. E niente, sono già struccata stamattina, tra poco andrò a struccarmi e basta. Penso che per oggi ho finito la mia giornata. Finito non del tutto, perché ho altri video da fare, ma al momento preferisco fare questo tipo di video. Stavo strozzando. Preferisco fare appunto questo video, tipo di video chiacchiericcio, e poi andrò avanti con altri video e vediamo un po' cosa mi esce da fare di altri format su YouTube. Non lo so, si vedrà. Volevo fare mukbang, ma non so quanto possa venire bello il mukbang, bello brutto che sia, non ne ho idea. Comunque, fatemi sapere se si sente bene l'audio, ribadisco, perché non sono più registrando con la telecamera del telefonino frontale, ma bensì in posteriore, quella di dietro. Quindi speriamo che si veda bene e si capisca bene l'audio. Se no dovrò per forza mettere la... aggiustarlo in un altro modo, non so che dirvi. Già. Sperando che stia registrando, tra l'altro, perché non so cosa si veda dietro. Comunque, niente. Era per dirvi a voi che spero che si veda bene la registrazione. Comunque, dato che vi sto parlando adesso in questo momento, non so quando andrà in onda questo video, spero subito. Sono contenta di questo trucco, sono molto entusiasta di questo trucco. Aspettate che mi guardo un po'. Non è male da questo trucco, a parte che il rossetto se n'è andato via, perché anche se era no transfer non vuol dire che durava chissà quanto, perché ho mangiato un po' di insalata, come potete vedere, anzi come potete ben sentire dalle vostre orecchie. Aspetta che mi avvicino, che non so se si sente. Allora, vi dicevo, ho mangiato cose oleose, abbastanza oleose, ed è per quello che non vedete più il rossetto. Quindi, vabbè, pazienza. Stamattina ce l'avevo, ma me lo sono tolto mangiando, quindi va bene così. Come acqua profumata, invece, ho utilizzato il Tesori d'Oriente. Come altro profumo che non è acqua profumata, ho utilizzato la Perlier alla Fresia, questa qua, vedete? Questa. Già, questa è la Fresia e mi piace davvero. Ha una profumazione paradisiaca, ragazze, non so come dirvelo, ma mi piace da matti. No, qua si vede. Al momento lo metto qua. Poi, come appunto aromatica, il disco e carcate, vedete? Questa. Vabbè, casomai farò una foto e vi metto il nome esatto dell'acqua profumata dei Tesori d'Oriente. Farò una foto comunque, che vi apparirà o di qua o di vediamo dove la metto, di come me la spruzzo io. Vabbè, già si sa che io le acque profumate ne vado matta, perché mi piacciono da morire. Mentre stamattina come borsa ne avevo un'altra di borsa, non avevo quella nera, ma quella con i bordi neri e bianchi, che adesso non so dove l'ho messa. Ah, è di là, ok, in un'altra sedia. Cioè, aspettatevela. Allora, questa è la mia borsa che l'ho portata tutto il giorno, quanto è grande,
non vuol dire che sono uscita adesso perché non sono più uscita da stamattina, quindi tra le 10:30 e le 11 barra mezzogiorno l'una, comunque vi sto dicendo gli orari in cui sono stata fuori in giro per tutta la mattina. E sì, bene, ho portato tutta questa borsa qui, bella grossa, non è molto ingombrante, anzi ne ho di più ingombranti, ma questa è quella che mi piace di più. Ah vabbè, ho un amore folle per una borsa che sta dentro l'armadio, bellissima, ma questa, anche questa non è male, fa la sua bella figura, diciamo. Questa è la borsa, ai due lati, uno e il due, come potete ben vedere. Poi borchiato, che ve lo dico a fa, mi piace da morire questo qui. E niente, poi cos'altro c'ho qua dentro? Un altro portafoglio, eccolo qui, dove ci tengo di tutto e di più. No, in terreno lo appoggio, quindi lo vado ad appoggiare davvero oppure sul letto. E come outfit vi faccio vedere che ovviamente non sono in pigiama, c'ho questo outfit di qua, vedete? Sì, era un po' spiegazzata perché ero seduta la prima in sala e stavo cercando di... Mi vedete? Sì, spero di sì. Comunque, questo è il mio outfit. Non metterò la vestaglia, ragazze, perché c'ho freddo, quindi accontentatevi di quello che vedete qui. Sì, lo so, ho un po' di pancia, sapete il perché, il problema mio. Ho lo stomaco che fa veramente pietà, quindi... Tra l'altro devo fare un controllo perché ho fatto la gastroscopia, quindi vabbè, lasciamo stare, c'è meglio. Non parliamone. Poi qua ho una pantalone tuta, come potete ben vedere. E sì, qui ho questa maglia fatta più o meno a vestito, ma non so se si può stire, però mi piace vestirmi così. E qua c'ho sotto un'altra maglia. Sì, avete capito bene, sono freddolosa, sì. Questo è tutto made in Cina, però mi piace vestirmi così anche soldi, ma vestita bene. Che tra l'altro, ribadisco, ci tengo a precisare che l'ho presa dall'anno scorso e ancora mi stanno bene, nonostante sono ingrassata di non so quanto, ma non sono ingrassata tantissimo, solo qualche chiletto, diciamo. E nulla, ovviamente ritengo a precisare altre cose. Avevo la mascherina stamattina, perché con questo periodo storico sappiamo che la mascherina è obbligatoria. Sì. E la mascherina, non mi ricordo dove l'ho messa. Ah, di là. Non sto a rialzarmi un'altra volta, però. Credetemi sulla parola che c'avevo la mascherina, quella chirurgica. A volte porto anche questa qui. Porto questa in stoffa, che è un po' zozzetta, ma la devo andare a lavare appena ne ho l'occasione, perché sto mettendo a posto un po' di cose in bagno, ma anche qui in camera c'è da... di cosa la devo mettere a posto. Comunque, questa è la mia bella mascherina che metto per uscire, che mi appanna anche gli occhiali, ma va bene lo stesso. E nulla, allora vediamo che ore sono adesso, per non farvi cadere, perché non voglio farvi cadere, perché siete incastrati sul bastone del selfie e appoggiati alla scrivania, quindi va bene. Allora, sono le 5:10, le 17:10, sì. Ho detto una fesseria, però, all'inizio, però poi mi sono corretta. Sono le 17:10 e adesso è 11. Quando lo caricherò saranno più delle 17, presumo, perché non so quando lo carico questo video. E come scarpe avevo le altre, che non me le sto a mettere per farle vedere, però... Avevo le Nike, voi direte, quale Nike? Non te le abbiamo mica viste. Allora, mi toccherete queste, della Nike, queste qua. E con su scritto appunto Nike. Ve ne faccio vedere una. Nike, vedete? Sì, si vede, spero. E spero che stia registrando comunque. Altrimenti non so cosa fare, perché mi è stato consigliato più volte di fare, e ribadisco, di fare video... Con la fotocamera, se uso un telefono, un iPhone, un qualsiasi telefono uso, con la fotocamera posteriore e non frontale, perché non si vede la mazza. Ora provo, se ho registrato qualcosa, beh, se no lo rifaccio da capo con diverse, con un altro argomento diverso. Cosa devo dire, cosa devo fare, non lo so. Proviamo. Sì. Comunque questa è la mia pettinatura, l'ho fatta così, alla buona,
Poi siamo andata alle poste per fare la carta d'identità. E poi sono stata in comune, ah, che bella giornata che ho passato, ci sono stata troppo bene. Mi è piaciuta veramente tanto questa giornata, anche se ho dormito benissimo lo stesso, ribadisco. Ma non ho sognato bene. Voi direte, ridai con questi sogni, ma come fai a sognare così male? Non lo so, però sto mangiando bene, almeno per quanto riguarda la mia alimentazione cibaria. Sto mangiando discretamente bene, più o meno, a parte qualche abbuffata di cioccolati e cose varie, ma il resto niente bevande gasate, niente succhi né cavoli vari, scusate il termine, lo taglierò questo. Sì ragazze, né succhi di frutta, né bevande gasate, vabbè, qualche volta ci può stare che se mangio una fettina con un po' di salata o qualche altro pietanza, mi azzardo a bere almeno un goccino di vino, non molto, un goccino, che tra l'altro poi ne avanzo qualcuno di goccio dentro al bicchiere, ma non importa, tanto poi me lo bevo tutto per non, come si dice, sprecarlo, perché le cose comprate non si sprecano. Poi, odio lo spreco, anche io lo ammetto, anche se a volte non sembra, ma non mi piace sprecare le cose. Infatti sto cercando di fare un fioretto, quando mi metto una cosa nel piatto me ne metto un piccolo assaggio, perché non voglio che vada sprecata. E ci sono i bambini poveri dell'Africa che non le riesce di nutrirsi bene. Se io faccio uno spreco, sembra uno schiaffo in faccia alla fame e non va bene. Non ci sto. Comunque, anche se ammetto che a volte le cose nel piatto me le lascio, ma poi quando ho di nuovo rifame me la mangio e non va più sprecato. Vale a dire che se a merenda ho fame, quello che è avanzato dal pranzo me lo mangio, me lo rifinisco, perché non è giusto buttare le cose, ragazze. Me l'ha insegnato sia mia madre, ovviamente, che mia nonna. Lo dico con sorriso perché molti magari pensano ma come che sei così smortizia, che non smortizia un po' di colore, di voce, che sei moscia. Ecco, accontentatevi, ogni tanto sorrido perché già la vita è una... almeno non mi dico solo per me, ma anche per altre persone, è un po' una rottura di scatole, sì, ma però non è tanta bella, ma non è neanche così brutta, ma almeno diamo un tocco di vivacità al video, sorridiamo se possiamo più possibile. Già questo periodo storico sta facendo, per carità, pietà, per non dire cosa c'è da piangere, ma meglio ridere almeno nei momenti di spensieratezza youtubiana. Ridiamo, che ci fa bene a tutti, soprattutto alla nostra salute. Sorridere fa bene, non dico sorridere come si dice qua in Sardegna a 32 denti, a scaccardi, ovvero ridere esagerando, ma almeno ridiamo, che ci fa bene. Vabbè, io conosco un fettina chic che ride proprio wow, da tirare che sfrizza pori della propria pelle, non so come si dice, vabbè, ci siamo capiti. Ride, che è una cosa wow, top, fettina chic l'adoro, mi piace da morire. Sto parlando ovviamente della mia amica sarda, ovvero Alessandra. Wow, simpatica, Alessandra è simpaticissima, fettina chic, l'ammiro. Ammiro anche Michela Argiolas, ovvero, sì, avete capito benissimo, Michela. Che adesso lei era, non ricordo come si chiama il suo canale, perdonatemi, ma non la stavo più guardando in questo periodo perché c'ho altri canali che sto guardando e di lei non mi ricordo più il nickname del suo canale. Si chiama Michela, sì, esatto, se non erro, perdonami Michela, non mi ricordo il nome del tuo canale, ma vabbè, casomai lo cerco nell'altro telefonino che ho qui. E nulla ragazze, questo è quanto, io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, anche con la mia pappardella un po' forse pallosa, non lo so come volete dirla voi, ma spero di avervi intrattenuto, più che altro come devo dire, fatto compagnia, e anche se il video non era così tanto
chissà che interessante, ma almeno forse gli ho tirato qualche sorriso, chi lo sa, va bene lo stesso. Like, dislike, non me ne importa, io voglio solo intrattenere, null'altro, non voglio insegnare nulla a nessuno. Se casomai voglio insegnare qualche cosa a qualcuno, ma non credo, lo dirò, altrimenti pace, amen, va bene lo stesso, shalom. Bene, mettete un bel like, appunto, o quello che vi pare a voi, commentate qua sotto e iscrivetevi che è gratuito e attivate la campanellina. Un bacione, ciao!